per me significa vuol dire donare se stessi agli altri, senza distinzione, dare, sempre dare, senza sperare di avere niente indietro. Para mí es respetarse siempre y algo como sentirse cómplices no se refiere solo al sentimiento dentro de una pareja porque es algo de más amplio, como por ejemplo yo lo siento por mi familia o mis amigos. Tutto, tutto quello che c'hai, quello che è la vita che hai tirato su, hai fatto i sacrifici e la casa è quello che è tutto, tutta la vita tua. Quello che campi qui, io campo qui dentro con tutti i ricordi, è tutto, tutto, la casa è tutto. Para mí la casa es donde están todas las personas que amo, como por ejemplo mis abuelas, mis padres, mis hermanos y también mis amigos. Pero también es donde tengo recuerdos, seamos buenos o malos. Che cos'è per me il dolore? Domanda molto difficile. Il dolore ha diverse sfaccettature, quindi è molto difficile circoscriverlo. E ovviamente niente è equiparabile al dolore per una perdita di un caro, di un affetto o il dolore per una malattia. Però se devo rappresentare la mia età, direi che il dolore potrebbe essere rappresentato dal sentimento dopo non aver passato un esame universitario o dopo aver preso un voto magari che uno non si aspettava. E oppure il dolore potrebbe essere il tradimento di un fidanzato o il tradimento di un'amica, ancora peggio. E niente. È una roba che non si descrive, non si augura nessuno quando poi la perdita di un figlio è una cosa, è contro natura, a cosa fiorlo a un figlio, quindi non c'è parole. Con la parola dolor mi viene alla mente la perdita di un familiare o di un amico che sempre ha stato cerca di me e también dolor è tutto quello che mi ha fatto infelice e mi ha fatto soffrire. Ora, il razzismo per me è il rifiuto dell'altro, ma non nel colore della pelle, è proprio il rifiuto dell'altro come diverso. El racismo siempre ha existido en las comunidades animales porque las especies se hacen guerras continuamente para preservar el propio territorio. Creo que esto sea normal porque es lo que establece la natura. En cambio, el hombre, que sí es un animal, pero tiene la capacidad de pensar, de entender las situaciones y debería entender a lo mejor el hecho de que quien deja su vida en el país donde nace tiene seguramente una buena razón y está buscando una vida mejor. Una vida muy mejor de la que hacía antes. El tema del que voy a hablar se refiere a la asociación entre la música y las emociones, y creo que estos dos elementos se pueden combinar entre sí, y obviamente depende de cada persona. Y aquí esto es lo que. Es lo que me pasa, porque la música desata muchos sentimientos positivos o negativos dentro de mí, y esto en relación a mi estado de ánimo. Y la música me hace sentir viva, me hace reír, me hace feliz, triste, despreocupada, y me dan ganas de bailar a veces. Y suelo escuchar siempre música inglesa, española o latinoamericana o americana. Y
Y sobre todo las palabras que tantas emociones generan en mí, me generan. Pero lo que más cambia mis emociones es sin duda la melodía y el contexto en el que escucho una canción. Pero no puedo explicar lo que siento cuando escucho música Pero la musica è algo che non potrei prescindere. La musica esprime una sorta di emozioni che ognuno di noi trasmette con la gioia, col sorriso, con l'allegria, c'è chi piange, però la musica, ne abbiamo bisogno noi di musica. Musica è una poesia, ci riempie il cuore, ti viene voglia di ballare, di stare in compagnia, quindi la musica è un'adrenalina di emozioni. La musica, senza la musica non ci sarebbero queste cose. Io fin da piccola sono stata tanto innamorata della musica, specie adesso sono dove vado in un gruppo del momento dello emoziona tanto, mi fa stare bene tanto, che quando vado via mi sento così bene, sembra che non cammino per terra. Ciao. Dunque, penso che la musica genera diverse emozioni. Infatti dipende dal tipo di musica che ascolto. Ad esempio, se è musica rock, addirittura non riesco a stare fermo e batto il tempo con le mani o con i Para piedi. mí, la música se puede asociar con las emociones, porque desde cuando yo era niña, la música siempre me ha dado algo que nunca supe explicar. Por ejemplo, simplemente cuando escucho música o canto, siento algo dentro de mí. Y de hecho, he visto siempre la música como una forma de libertad, así también como un pasatiempo, pero es un pasatiempo para mucha gente y por mí es mucho otro. De hecho, creo que ninguno tendría éxito de vivir sin música. Sì, assolutamente sì, perché sicuramente va a toccare la sensibilità di ognuno di noi. Per me educare vuol dire aiutare quella persona a tirare fuori tutte le sue potenzialità, tutto ciò che di buono e di bello quella persona possiede. Quando penso a istruzione mi viene subito in mente una parola ed è libertà, perché penso davvero che l'istruzione ci renda liberi, ci renda indipendenti, ci aiuti a formarci un'opinione e a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato senza lasciarci troppo influenzare dalle ideologie del momento. Mi è stato chiesto che cos'è l'educazione. Beh, per me l'educazione e l'azione di educare equivale, vuol dire osservare, stimolare e sostenere chi sta vivendo un percorso di crescita e di cambiamento. Education is the most important tool that we can equip ourselves with. It's a lifelong process that improves one's knowledge, skills, and develops one's personality and attitude. It gives us the knowledge of the world we live in and changes it into something better. Therefore, it should be accessible to everyone across the world. Bom, eu acredito que a educação ela seja base de muita coisa e a partir do momento que temos um sonho, a educação é um modo para a gente conseguir conquistar esse sonho.
L'educazione non è sicuramente trasmettere nozioni. L'educazione, secondo me, è accendere una scintilla, fare in modo che nasca un interesse, una passione, una curiosità, che poi porti ad approfondire, a cercare oltre. Per poter rispondere a questa domanda, faccio riferimento a Dio, Creatore e Padre, che ha creato ciascuno di noi perché ci ama. Quindi il senso della nostra vita è accogliere questo amore e donarlo agli altri. In altre parole, siamo stati creati per amare ed essere amati. Il senso della vita per me è essere felici, è porsi degli obiettivi e fare di tutto per realizzarli. Non importa quanti sforzi, quanti sacrifici questo richieda, è sentirsi soddisfatti e appagati di quello che sia. Mi è stato chiesto di provare a rispondere alla domanda su quale sia il significato della vita. Credo che il senso sia quello di riuscire ad amare ciò che si è, arrivare ad amare ciò che si è, e oltre a questo, di pari passo, riuscire a fare qualcosa che si ama nella vita e quindi essere orgogliosi di ciò che si è e di ciò che si fa. Life is a gift. It's like climbing up a hill with a rucksack. You fill it with shared friendships, new encounters, decisions, commitments and love. It's an accumulation of experiences where one must make the most of every opportunity given, overcome our fears and be willing to take risks, so that once you get close to the top, you find your rucksack filled with wisdom to be shared with others. Para mim, a vida ela é baseada em escolhas. E a partir do momento que a gente faz uma escolha, essa escolha vai definir a nossa razão da vida. Il senso della vita. Il senso della vita credo che sia nel cercare di lasciare negli altri un segno positivo, un segno di noi, in modo che si ricordino di noi e di quello che siamo stati per loro. Questo secondo me è sforzarsi di essere un segno positivo nella vita di qualcuno.